ciao. Ministro, possiamo chiedere una foto ferma? Andiamo un po' più eliminiamo il monte. Grazie, un attimo. Buongiorno. Dopo ho fatto una foto cane. Io possiamo stare qua dopo alla fine. Vai. Ah, ok, devi a te. Partire il video. Buongiorno a tutti. Questa non sarà una normale conferenza stampa, ma ci saranno effetti speciali degni della conclusione dell'operazione Spiagge Sicure, che ha coinvolto 54 comuni costieri per una spesa di 2.400.000 euro, con risultati assolutamente soddisfacenti in termini di interventi, di sequestri, di ore di lavoro garantite. C'è un filmato che adesso andiamo a vedere. Forse. Riassumendo, prima di dare la parola ai protagonisti ovviamente di tutte queste operazioni, perché noi abbiamo solo l'idea, il coordinamento e il finanziamento, è stata la prima volta che abbiamo messo dei soldi veri per combattere la contraffazione, il commercio abusivo e l'illegalità sulle spiagge. Hanno aderito 54 comuni per 2 milioni e mezzo di investimento. L'obiettivo l'anno prossimo è di decuplicare gli interventi, quindi passare da 50 a 500 comuni coinvolti, perché c'è stata un'aspettativa e una richiesta che ci hanno assolutamente stupito, e c'è la fila di sindaci che aspetta di poter partecipare al progetto. Sono soldi che sono rimasti anche in investimenti sul territorio, 850.000 euro sono serviti per acquistare mezzi e infrastrutture di videosorveglianza, quindi non è stata una spesa one shot, ma è una spesa che rimane sul territorio.
340.000 prodotti sequestrati per un importo superiore ai 2.700.000 euro vuol dire che l'investimento è stato ampiamente ripagato in termini di recupero, di efficienza e di sicurezza. Ci sono stati recuperati anche oggetti pericolosi per la salute, penso ai giocattoli non a norma, e quindi non è stata solo un'iniziativa economica, ma è stata un'iniziativa anche a tutela della salute. Nel pacchetto sicurezza che porto finalmente in Consiglio dei Ministri domani ci sono anche alcune norme che agevoleranno il lavoro di controllo del territorio dei sindaci. Penso all'individuazione che sarà permessa ai sindaci di alcune aree urbane come mercati e fiere che possono essere oggetto di allontanamento tramite DASPO per coloro che reiteratamente si rendono protagonisti di illeciti. E quindi è uno dei provvedimenti che domani arriverà in Consiglio dei Ministri. Dicevo la parola ai protagonisti a partire da Franco Gabrielli per la PS, perché poi oltre a questa iniziativa i tre corpi hanno portato avanti loro specifiche iniziative che hanno aumentato di parecchio anche al riscontro positivo dell'estate. Grazie signor Ministro. L'iniziativa di cui stiamo parlando, che peraltro trova un ulteriore sviluppo in un'iniziativa simile, quella delle scuole sicure, credo abbia alcuni elementi di novità, perché poi non vorrei che si banalizzassero queste cose. È ovvio che le forze di polizia, un po' seguendo anche le stagioni, all'approssimarsi degli appuntamenti estivi intensificano il controllo sulle attività che riguardano anche e soprattutto il tema del commercio abusivo, della presenza di soggetti che possono arrecare problemi alla sicurezza, così per le scuole, quindi nulla di nuovo sotto questo aspetto. Quello che io invece vorrei sottolineare è che la vera novità di questa iniziativa, le novità di questa iniziativa, è che intanto abbiamo lavorato per progetti, cioè nel senso che non c'è stata una dispersione a pioggia di risorse un tanto al chilo, ma le iniziative hanno passato il vaglio di una di un atteggiamento proattivo da parte dei soggetti sul territorio. Due, come ricordava il Ministro, questi denari sono andati in parte perché ovviamente ci sono delle indubbie difficoltà da parte soprattutto delle polizie locali a mantenere orari di permanenza delle loro strutture, delle fasce orarie dove magari noi siamo un po' più attrezzati. Ma anche qui la novità, che peraltro è ripetuta anche nell'esperimento di Strade Sicure, è che una parte, più di un terzo delle somme messe a disposizione, non vanno solo nella remunerazione delle prestazioni, ma nel mantenimento di strutture che comunque serviranno. Le 800 e passa migliaia di euro rappresentano oltre il 35%, quindi oltre un terzo di queste somme. E poi due cose a cui io tengo moltissimo. Uno, la modalità della cosiddetta sicurezza integrata. Oggi ormai la sicurezza non è più un patrimonio statuale o patrimonio di singoli soggetti, oggi la sicurezza va declinata nella sua composizione complessiva dei vari soggetti che vi concorrono, e il fatto di aver prestato una particolare attenzione alle polizie locali e municipali è, le nostre peregrinazioni lo sanno i colleghi, sia Gianni Mistri che Giorgio Toschi, quando andiamo in giro per il territorio c'è una lamentazione, oltre alle nostre debolezze, anche e soprattutto alle debolezze delle polizie locali. Si è immaginato che non fosse necessario solo un indirizzo, ma che questo indirizzo fosse supportato da risorse. E l'altra cosa che vorrei sottolineare, che è importante e fondamentale, è il tema dei protocolli, che hanno allargato il novero dei soggetti, non solo pubblici, e quindi una sicurezza integrata che vede la partecipazione significativa di stakeholder come le polizie locali, ma anche il settore privato.
perché il settore privato, sul tema ad esempio della contraffazione, sul tema del controllo dei litorali, sul tema del controllo dei lidi, ha un ruolo fondamentale. Quindi trovare una modalità pattizia che a monte disciplina la possibilità di gestione delle cose, ovviamente ha reso tutto questo molto positivo. Questo lo dico e lo sottolineo perché è ovvio che gli indirizzi e le finalità sono proprie della politica e ogni ministro ne porta fino in fondo la responsabilità. Ma c'è una ricaduta tecnica che in questa operazione non può essere non sottolineata positivamente e che troverà anche nell'operazione che stiamo conducendo sotto un altro progetto che ha lo stesso medesimo schema, e cioè quello di scuole sicure, e che credo potrà rappresentare per il futuro una modalità che aumenterà non solo la percezione di sicurezza ma anche la effettività della sicurezza. Poi, come diceva il Ministro, ogni singola polizia, anche noi abbiamo fatto degli action day mirati per cercare di potenziare questo costrutto, ma questi sono dati numerici che poi i singoli uffici stampa potranno tranquillamente fornire. A me interessava, anche nella qualità di direttore generale della pubblica sicurezza, sottolineare come a fronte di un indirizzo politico, che ripeto, le cui finalità e i cui obiettivi sono politici e politici rimangono, c'è una forte ricaduta tecnica per la modalità con la quale quest'anno si è immaginato di intraprendere questo percorso su questo specifico settore. Grazie. Grazie a Franco, passerei al comandante dell'Arma, che anch'essa si è distinta ovviamente non solo in estate. Grazie signor Ministro, buona giornata a tutti. Direi che insomma, il capo della Polizia Franco ha illustrato ampiamente tutto, la filosofia politica ma anche la filosofia di intervento e le nostre predisposizioni. Io vorrei solamente aggiungere due aspetti. Da un lato la circostanza, per quanto ci riguarda, è stata propizia anche per utilizzare dei mezzi diversi, nuovi. Parlo del famoso, oramai famoso Wrangler datoci dalla FCA, che in realtà al di là della bellezza estetica era anche una prova per verificare quanto questo tipo di automezzo potesse essere utilizzato per il controllo di spiagge con estensione elevata, e due quote che hanno avuto la stessa utilità. Quindi sperimentare sul terreno nuove, non tanto nuove procedure, ma nuove strumentazioni, nuovi mezzi che per validarne anche a monte un'eventuale acquisizione futura con tutti gli impegni di spesa che considero, da un lato. Dall'altro vorrei anche sottolineare come in queste circostanze in realtà spiagge sicure non è chiaramente rivolto solo alla spiaggia e non è rivolto solo all'abusivismo sulla spiaggia, ma diventa anche una circostanza, un'occasione per, come dire, per far concentrare in momenti particolari e in aree particolari un po' tutte quelle che sono le diverse interpretazioni della data. Sono stati sequestrati nell'Action Day, sono stati sequestrati qualcosa come 6.200 kg di carni, insomma comunque di generi alimentari contraffatti o scaduti, eccetera, eccetera. Voi pensate all'impatto che ha questo anche sul turismo, perché poter avere un'attenzione specifica in sintesi significa anche come dire, dare maggiore confidenza al turista che vuole venire, piuttosto che all'ambiente e alla tutela del lavoro. Ma questi sono dati che non daremo oggi, anche perché sono dati specifici di settore e probabilmente i singoli ministeri vorranno fare una relazione specifica. Che dire, nella circostanza è importante anche sottolineare un aspetto che vale per noi, ma come vale anche per i colleghi della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Si dice che una organizzazione in quanto tale deve essere fissa e cristallizzata sul territorio. Bene, queste sono circostanze nelle quali l'organizzazione è in grado di spalmarsi in maniera diversa sul territorio, è in grado di organizzarsi in maniera diversa. Pensate che
per la specifica esigenza turistica, particolarmente sulle spiagge, ma non solo, quest'anno sono stati impiegati 3.870 carabinieri, utilizzandoli come primo afflusso dalle scuole, e sono stati istituiti, sia pure a livello temporaneo, 5 stazioni e 13 posti fissi disseminati in località particolari. Ho l'elenco, ma non ho ancora certo ripeterlo. Quello che importa è il concetto, che forse non viene sempre colto nella sua immediatezza: la struttura all'occorrenza, quando ci sono le direttive o anche l'autonomia, riesce a strutturarsi in modo tale da rispondere alle esigenze. E questo credo che sia un passaggio ulteriore, perché a fronte di questi 3.870 carabinieri, eccetera, 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 in realtà bisogna predisporre tutto uno sforzo che è logistico, che è economico, ma che non è fine a se stesso, perché è finalizzato a un miglioramento delle condizioni complessive. E questo credo che sia anche il dato da sottolineare: la flessibilità di uno strumento, comunque denominato, comunque qualunque uniforme si indossi, che all'occorrenza è in grado abbastanza agevolmente di muoversi e di applicarsi sul territorio. I dati, come ha detto il capo della polizia, potranno essere forniti dagli uffici competenti. Grazie, signor Ministro. Grazie al comandante. Passiamo, vediamo in bellezza con Finanza. Bellezza proprio, in tutti i sensi. Che gusto. Grazie, signor Ministro, grazie capo della polizia, grazie al collega. Soprattutto per tutto. Grazie consentirmi, ecco, di dire un pochino cosa ha fatto la Guardia di Finanza in questo particolare progetto, diciamo particolare perché effettivamente è un progetto che onestamente abbiamo sempre operato in questo settore, questi settori, ma quest'anno direi che veramente questo è un progetto un po' speciale, innanzitutto perché parte da un miglior coordinamento, come è stato detto dai miei ministri professori, ma un miglior coordinamento, un miglior coinvolgimento anche delle polizie locali, che come sapete, specialmente per quanto riguarda l'occupazione dei suoli pubblici, quindi la vendita al dettaglio della merce, soprattutto contraffatta, ovviamente ha contribuito in maniera, direi, assolutamente determinante. Perché sono particolarmente soddisfatto di come sono andate le cose, in buona sostanza, ma soprattutto di come sono stati gli accordi? Perché sfruttando vieppiù, come si suol dire, la nostra vocazione, chiamiamola così, la vocazione della Guardia di Finanza come polizia doganale, ci siamo molto più concentrati su tutti gli 8.000 chilometri di costa e sui valichi di confine, per evitare, ecco, che le spiagge che fossero invase letteralmente dalla merce contraffatta. Quindi abbiamo cercato di bloccare la merce, l'arrivo della merce contraffatta, quindi tessuti, chilometri di tessuti, borchie, che poi servono a fare portafogli, cinte, borse e quant'altro, e quindi di non infestare letteralmente le nostre spiagge, che parlo anche da villeggiante, anche se per pochissimi giorni, devo dare atto effettivamente, almeno nella zona della Sicilia, nella zona che è stata veramente molto ma molto più tranquilla. Pensate solo che per quanto riguarda il controllo del porto di Genova, abbiamo sequestrato non solo tante tonnellate di sigarette, ma in particolar modo è stato operato un sequestro di 8 tonnellate di sigarette estere di contrabbando, peraltro contraffatte, che significa riportavano le marche di una certa impacchettate con una certa marca importantissima, molto venduta, molto richiesta. C'è un piccolo particolare: che il 50% del tabacco costituito che queste sigarette era contraffatto, e anche con impiego di sostanze altamente nocive. Altamente nocivo. Non vi sto a elencare la composizione energetica per non suscitare qualche disgusto, ma vi assicuro veramente. Quindi sequestrare queste 8 tonnellate di sigarette, almeno dal nostro punto di vista, non è soltanto assicurare 8 tonnellate di sigarette in più e quindi un gettito maggiore alle casse dello Stato a tiro di monopoli di sigarette e quant'altro, ma soprattutto, e qui scusate ma insisto sulla vocazione sociale della polizia economico-finanziaria. La Guardia di Finanza è e vuole essere sempre più una polizia economico-finanziaria a forte, fortissima vocazione sociale, e credo che una delle maggiori espressioni per esprimere
questa vocazione sociale, la guardia in finanza come polizia economica e finanziaria, la trova proprio nella lotta alla contraffazione. Ho fatto l'esempio delle sigarette e concludo con il sequestro di migliaia e migliaia, forse qualche milione, di scarpe, quindi di scarpe soprattutto per svolgere attività ginnico-sportive, che sono ovviamente prodotte, sono ovviamente confezionate con, non solo con utilizzo di ovviamente materiale contraffatto sul piano in quanto riportante marche, che ovviamente, ma fino a lì è solo un problema, diciamo, violazione del marchio, ma soprattutto assemblate con l'utilizzo di colle, di materiale altamente nocivo alla salute, specialmente dei nostri figli. Un dato per concludere: il solo 2 agosto, il giorno in cui il signor Ministro ha indicato questo, il capo d'Alzia ci ha indicato questo Action Day, abbiamo effettuato solo quel giorno 2.800 interventi, restando, non sono 17 milioni di articoli contraffatti, dico 17 milioni, ovvero non sicuri, e abbiamo denunziato alla competente autorità giudiziaria solo quel giorno 150 persone. Io credo che questi risultati parlano chiaro, parlano da soli. Vi assicuro che sono dati sicuramente, specialmente nel periodo 6 luglio 31 agosto, sono dati rilevantissimi, importantissimi, e concludo dicendo, così come ho detto, che secondo me sono frutto di un progetto messo a punto con estrema cura, proprio in maniera molto accurata, frutto di una grande sinergia delle forze di polizia, che ringrazio sia quelle nazionali, e soprattutto ringrazio le polizie locali. Grazie. Se c'è qualche domanda rispondo volentieri, poi invito i colleghi giornalisti, soprattutto fotografi e telecamere, a non allontanarsi dopo le domande, perché è stato allestito anche qualcosa che faccia capire anche a chi legge e a chi guarda il TG di che cosa stiamo parlando. Vi posso dire che stiamo lavorando su altri fronti con lo stesso spirito di coordinamento, che coinvolga anche le polizie locali, che ovviamente hanno più difficoltà ma sono capitalmente più presenti, su due iniziative di cui parleremo nelle prossime settimane quando avremo dati, numeri e progetti precisi: uno che riguarda gli stadi di calcio e uno che riguarda le piste da sci. E quindi ovviamente non ci fermiamo passata l'estate, perché poi arriverà autunno, l'inverno, e quindi ogni stagione avrà la sua attività di prevenzione. Pronti? Allora, io ho tre giornalisti iscritti a parlare, iniziamo con Matera Mariprosa della Sette. Sì, grande. Buongiorno. Ministro, per evitare che si ripeta il caso di Ciocchi, parlando ovviamente di rimanendo in tema, bisogna far sì che l'Europa dia una risposta urgente. Ma che cosa si aspetta esattamente il governo italiano dall'Europa come la prima cosa, la più importante? Se devo essere onesto, io mi aspetto poco, però magari il Presidente del Consiglio, che è in partenza per Salisburgo per l'ennesimo vertice informale, sarà più bravo, più fortunato e più efficace. E quindi noi ci aspettiamo una polizia di frontiera esterna che presidi i confini esterni di quello che è un continente che non può essere lasciato alla gestione dei singoli. A occhio mi sembra che altri non abbiano la stessa sensibilità. Io ribadisco, se l'Europa dimostrerà per l'ennesima volta di essere assolutamente inesistente e disinteressata, noi ci stiamo muovendo per conto nostro, faremo accordi bilaterali per conto nostro, avrò alcune missioni africane per conto nostro. Devo dire, ne leggevo anche oggi l'intervista con piacere sul Messaggero, che il commissario europeo Avramopoulos dimostra invece attenzione e sensibilità da parte di una commissione che non c'è mai stata negli anni precedenti. Evidentemente anche in questo caso probabilmente alzare di un tono la voce può essere utile, siccome è il commissario alle migrazioni, la sua attenzione mi interessa di più rispetto a quella di Macron o della Merkel. Quindi se riusciremo a lavorare bene con Avramopoulos, magari non si ripeterà un caso di Ciotti. Se dovesse ripetersi un caso di Ciotti, mi perdonino gli avvocati che non vorrebbero che lo dicessi, io farei esattamente quello che ho fatto nello scorso mese di agosto, senza nessun tipo di differenza, tanto sequestro più, sequestro meno, ormai non,
non sto lì a far di conto. Saltarelli Maria Elisa, prima pagina TV. Buongiorno Ministro. Buongiorno. Questa mattina l'Unione Africana dà accusa di poca sensibilità, rimanendo in tema. Perché lei avrebbe usato la parola schiavi e non immigrati. Ormai si sa, ci deve stare, le contano anche la virgola, per cui cosa racconterà a questi signori che chiedono le sue scuse? Darà questi dati in cui immagino molti immigrati clandestini siano coinvolti proprio in questo progetto di spiagge sicure e di questi numeri che ha appena dato? Agli amici dell'Unione Africana mi limito a rimandare il comunicato che abbiamo già mandato 3 giorni fa, e quindi in cui smentivamo qualsiasi equiparazione fra l'immigrato e lo schiavo. Anzi, le mie dichiarazioni a Vienna erano esattamente in difesa dei profughi e degli immigrati che qualcuno qua in Europa usa come schiavi. Quindi manderò il dattilo scritto, manderò le registrazioni, manderò i video passando dal Lussemburgo, così nessuno si offende, che riportano il fatto che io ho affermato che non c'è bisogno di importare nuovi schiavi, perché è questa l'immigrazione di massa, in difesa dell'identità, del diritto al lavoro, alla vita, alla salute di qualche milione di cittadini africani. Quindi non ho niente di cui scusarmi, anzi c'è qualcuno che evidentemente non è stato in grado di leggere o ascoltare quello che è evidente da leggere e da ascoltare. Per l'ANSA, Massimo Nesticò. Eccomi, buongiorno. Volevo chiedere, annunciato che domani ci sarà il Consiglio dei Ministri, 2 decreti, immigrazione sì. E sicurezza. Ci sono alcuni punti controversi. Non teme rilievi da parte del Quirinale o del suo collega Bonafede, o ritiene invece che il testo, così come l'ha concepito, sia inattaccabile? Ritengo che tutto è migliorabile, tutto è emendabile. Accetterò consigli, suggerimenti, proposte, richieste, aggiunte o migliorie. Penso che siano 2 passi in avanti importanti nel nome della legalità, della sicurezza, del rispetto, della disciplina, della tutela dell'ordine pubblico. Quindi gli uffici del Ministero dell'Interno hanno fatto un lavoro incredibile per settimane, ne hanno fatto parte tutti gli altri ministeri. Leggo che ogni tanto arriva in Consiglio dei Ministri qualche decreto fatto la sera per la mattina di cui nessuno ha traccia. Ebbene, penso che da 2 mesi, ma è stato pubblicato ampiamente a stralci su tutti i quotidiani nazionali, quindi una maggior pubblicizzazione di un decreto non penso abbia precedenti nella storia della Repubblica. Se ci sono suggerimenti per migliorarlo, il Parlamento è lì apposta. Ci sono alcune norme, anzi già, che i sindaci ci hanno suggerito, che non abbiamo fatto in tempo a mettere nel pacchetto sicurezza. Ne parlavamo ieri ad esempio, faccio uno fra i tanti esempi, sull'assegnazione delle case popolari, per rendere norma di legge il fatto che per un cittadino straniero occorra la certificazione consolare di non avere altre proprietà nei paesi di provenienza, per evitare di dare la casa popolare a qualcuno che magari nel suo paese ha 5 ville. E l'autocertificazione non basta. Questo sarà un'aggiunta che il Parlamento potrà portare come tante altre, però ritengo che non ci siano rilievi di incostituzionalità, di cattivismo, di razzismo, di fascismo. Togliere il diritto a fare domanda d'asilo a chi aggredisce un poliziotto, un carabiniere, un finanziere mi sembra il minimo. Parlare di tutela dei diritti umani di qualcuno che ha in tasca un foglietto perché dice che scappa dalla guerra e a tempo perso prende a pugni un poliziotto, a casa mia non lo fai. Claudia Fusani, Tiscali News. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sempre stando su questo decreto, appunto, di cui volevo sapere se ci sono norme specifiche per quello che riguarda le espulsioni, che è un tema su cui lei aveva investito molto in campagna elettorale, ultimamente ne sta parlando molto, quindi sì. Se è qualcosa che riguarda soltanto l'interno o anche la giustizia, se ci può dire qualcosa di ci più. Sono alcune... E sono possibili 2 domande? E un'altra su spiagge sicure? Prego, l'altra prego. Era se era possibile sapere se, ovviamente, visto che si parla di spiagge sicure, se sono stati fatti controlli anche sugli stabilimenti balneari che evadono le tasse, quindi se era possibile avere un dato anche su quello, grazie. Prima penso che questo
competa alla finanza, quindi se vuoi partire dai controlli e poi io arrivo con l'espulsione. Certamente, non era nella specifica materia di oggi, diciamo così, una materia di trattazione, non nel senso, ma tutti i reparti ovviamente di costieri che i controlli vengono svolti dai reparti della Guardia, svolgendo servizi di vigilanza anche ai fini economici finanziari, svolgono anche e soprattutto servizi di vigilanza demaniale, cioè relativamente all'occupazione di molte aree che non date in concessione ovviamente, perché proprio per legge riservate alla libera fruizione dei cittadini, vengono invece poi di fatto, se ne appropria qualcuno e mette su lo stabilimento chiaramente abusivo, ovviamente avvia un'attività anche di ristorazione, bar e di quant'altro, tutto ovviamente in violazione della normativa sul piano fiscale e tributario. Quindi nei controlli, ma questo lo diremo in un altro momento, oppure comunque lo dirameremo queste informazioni al termine del nostro piano di intervento estivo, che come sapete è iniziato dal 1 giugno e si completa così, diciamo, il 21 settembre in termini anche così di conclusione dell'attività stagionale estiva, appunto, e vi comunicheremo anche tutta l'attività strettamente di polizia economico-finanziaria, nonché di polizia doganale e demaniale in questo caso, che è stata svolta durante questo periodo. Ma sì, confermo che ci sono state parecchie aree individuate dai reparti, soprattutto litorali e dai reparti costieri, relativamente all'occupazione abusiva sostanzialmente di aree non concesse, appunto in concessione, perché giustamente riservate per la libera fruizione di cittadini. Grazie a lei. Alcuni passaggi che faciliteranno le espulsioni ci sono nel decreto, penso ai tempi, al prolungamento dei tempi di trattenimento dei clandestini nei CPR per il rimpatrio. Penso a alcuni centri per i rimpatri nuovi che verranno ultimati entro la fine di quest'anno, e quindi vado a memoria Milano, Friuli, Emilia, ne abbiamo chiesto uno, almeno uno in ogni regione, perché senza i centri per le espulsioni tu le espulsioni evidentemente non le fai, e quindi questo è un problema che ho ereditato. Quello che non c'è nel decreto sicurezza, ma su cui stiamo lavorando i tecnici del Ministero da settimane, e i cui primi risultati conto di toccarli con mano entro l'autunno, sono i nuovi accordi per i rimpatri con i paesi di provenienza. L'unico accordo mediamente funzionante è quello con la Tunisia, e ormai non è a conoscenza dell'universo mondo, ma faccio un esempio: col commissario Avramopoulos abbiamo ipotizzato di andare entro l'anno insieme in missione in Nigeria, perché negli ultimi 2 anni e mezzo dalla Nigeria sono arrivate quasi 60.000 persone via mare, e con le regole attuali, con gli accordi che chi c'era prima di me ha sottoscritto, quest'anno ne abbiamo espulsi 200, e quindi capite che se gli arrivi sono 60.000 e se noi ne espelliamo 200 c'è qualcosa da fare in più. Abbiamo contatti in corso, probabilmente settimana prossima andrò personalmente in Tunisia, abbiamo contratti in corso anche con alcuni paesi asiatici, 2 in particolare che esportano migliaia di esseri umani, che sono Pakistan e Bangladesh, e altri contatti ce li abbiamo, e iniziative economiche su cui stiamo lavorando con altri paesi del Centrafrica, penso alla Guinea, penso alla Gambia, penso alla Costa d'Avorio, penso al Chad, al Mali, e quindi occorre fare in pochi mesi quello che non si è fatto in anni, perché senza gli accordi la gente non le spegne. Ultima notazione, io questo l'ho fatto senza decreto ma con delle mie firme, ho dirottato dalla voce accoglienza generica alla voce fondi per i rimpatri volontari svariati milioni di euro di finanziamenti pubblici per aiutare a reinsediarsi con una casa e un lavoro coloro che si trovano male qua, perché molti di quelli che arrivano qua pensano di trovare il Bengodi, dormono sul Lungotevere e dopo un po' giustamente si rendono conto che il Bengodi sul Lungotevere non c'è, e quindi è nostro dovere e piacere riaccompagnarli con un aiuto economico da dove sono arrivati. Questo è quello che c'è dentro e fuori il pacchetto sicuro, il pacchetto immigrazione, decreto immigrazione. Per l'avvenire, Spagnolo Vincenzo. Sì, salve Ministro, qui. Due rapide suggestioni. Allora, uno, partendo da quello che diceva sui centri per
per i rimpatri, se effettivamente il tempo di permanenza verrà portato a 18 mesi come c'era nel contratto di governo, e se ha un'idea del numero di posti che raggiungerà entro, che ne so, la fine dell'anno, i primi mesi dell'anno prossimo, per avere un ordine di grandezza. La seconda invece viene dalla Sardegna. Abbiamo appreso questa mattina che il coordinatore della Lega per la Sardegna denuncia di avere subito un attentato, un tentativo di attentato. Se lei ha conoscenza dell'episodio, se la cosa la preoccupa e se c'è un particolare fermento da questo punto di vista, l'abbiamo letto nelle agenzie. Grazie. No, non ne sono a conoscenza e mi preoccupa ogni episodio di violenza nei confronti di qualunque cittadino di questo paese, in qualunque regione, con qualunque carica politica. Quindi approfondirò, non ne so nulla e vediamo di cosa si tratta. I tempi di permanenza sono 6.180 giorni, magari 18 mesi. Sono 6 mesi. L'obiettivo è di nell'immediato raddoppiare la capienza nei centri per i rimpatri. Stiamo lavorando con tutte le regioni. Ieri ad esempio ho incontrato il governatore della regione Emilia-Romagna, Bologna, stiamo identificando le località migliori in Liguria, in Veneto, in Campania. Mi sembra che ci sia collaborazione da parte di tutti. A occhio, l'unico buco per pregiudizio politico mi sembra la Toscana, che evidentemente ci tiene a tenere in Toscana tutti i clandestini che girano per la Toscana, però lo spiegherà il governatore Rossi ai suoi cittadini se non c'è bisogno di qualche espulsione in Toscana. Però devo dire che stiamo lavorando bene con tutti e probabilmente reincontrerò i rappresentanti delle regioni nei prossimi giorni per chiudere accordi con tutti. Ovviamente da Ministro dell'Interno sono ben lieto di garantire a chiunque accolga questi centri un incremento delle forze dell'ordine di controllo del territorio per tranquillizzare tutto e tutti. Koskova Anna, Russia Segodnia. Sì, sono qui. Grazie mille signor Salvini, noi infatti siamo lieti di essere qui, di essere presente qui, perché siamo arrivati proprio dalla Russia e dalla Crimea. Così la nostra domanda riguarda questo. Come lei vede la prospettiva del contesto di questioni della Crimea nelle relazioni tra russe e in generale è possibile la riconoscenza della Crimea non solo da quattro regioni italiane ma anche di tutta l'Italia e di tutto il mondo? Grazie. Lei mi vuole far litigare dopo Lussemburgo con un'altra parte del mondo occidentale. Come la penso è chiaro ed evidente a tutti, fui il primo da europarlamentare a fare una missione diplomatica ufficiale in Crimea, però non torno su un argomento che mi sembra sia di evidenza e quindi io rispetto le scelte dei cittadini ovunque nel globo. Quando la gente vota io rispetto, può essere la Brexit, può essere qualsiasi tipo di referendum, Italia, in Crimea e nel resto del mondo, io rispetto l'esercizio del libero arbitrio e del voto dei cittadini. Poi magari lavoreremo l'anno prossimo per avere le operazioni spiagge sicure anche a Sebastopoli e Simferopoli, che però quando le ho viste erano piuttosto sicure già di loro, non avevano bisogno di particolari controlli. Auguri. Operazione basket sicuro la stiamo preparando. C'è l'ultima domanda, sa bene Marco per il giornale Radio Rai. Sul Milan. Guardi, ci avrebbe anche preso come squadra, però non lasciamo stare. No, sempre rimanendo in tema, volevo intanto se potesse tornare su questa, come dire, misunderstanding con gli stati africani. Non so per quale motivo sia stato, come dire, le sue parole sono state comunque non prese nel modo giusto. Mi può lasciare il dubbio che magari ci sia un difetto di traduzione in francese che sia arrivato a questo organismo? Così è, se uno volesse pensare male. Ok. E poi guardando le cose interne, magari se volesse fare un commento sulle Olimpiadi, su non so, il motivo di questo stallo e se c'è anche intorno un motivo di sicurezza tra Milano, Torino e Cortina. Visto che posso di dirle che da cittadino italiano, da padre di famiglia, da sportivo, non perché pratico ma perché ne fruisco in televisione,
e da vicepresidente del Consiglio farò tutto quello che è umanamente, economicamente e politicamente possibile perché le Olimpiadi invernali vengano in Italia. Continua Pino, perché si parla di Olimpiadi invernali e quindi avere un asse Torino-Milano-Cortina sarebbe stato anche affascinante dal punto di vista sportivo, nonché economico, nonché mediatico. Mi sembra di aver capito che ci sono rivalità di campanile. Io rappresento una forza che adora i campanili, le autonomie, i dialetti, però se c'è un progetto che è utile a 60 milioni di italiani è dire metto prima Milano, non metto prima Torino, non metto prima il mio simbolo, mi sembrano cose piccole. Io sono sicuro che fondi privati, quindi con un minimo di spesa pubblica su un investimento e su un intervento del genere ci sarebbero. Se qualcuno per problemi politici si ritira, e penso a Torino, penso che sia un dovere degli enti locali e del governo sostenere chi non si ritira. E quindi spero veramente che le Olimpiadi invernali siano un patrimonio di 60 milioni di italiani. Allora, grazie. Aspetta un attimo, noi ci alziamo e vediamo. Ci spostiamo là. E i giornalisti anche. Fate qualcosa. Dritti di là. Ho visto i minuti. Dritti di là. Non mi sono piaciuto. Mi hanno fatto strada. Faccio strada. Ministro, deve venire. Sì. Sì, vai, così si inizia a girare. Ah, bravo. Ah, scusa, però fammi fare la venire l'approfondimento perché gente strana ce n'è dappertutto. Le meraviglie. Sì. Che c'è? Tanto e giovani sera. Sì. Vai, vai. Grazie. Eccoci. Eccoci. Grazie. Eccoci qua. E abbiamo questo è un esempio, non solo dell'ARC, che ci tengo faccia capire a chi ci guarda da casa, che la nostra non è solo stata un'operazione per difendere i commercianti e gli artigiani italiani, ma fra la merce sequestrata e poi comandante ti lascio il microfono, c'è anche qualcosa che riguarda assolutamente la nostra salute di vario genere, evidentemente. Questo è legato alla depenalizzazione del reato di masturbazione in luogo pubblico. Semplicissimo, oggi come oggi si contraffa tutto praticamente, non c'è più una minaccia della vera merce logica che non vengono considerate ovviamente dalle nostre palazzo. Quindi però qua possiamo vedere vengono praticamente falsificati tutti gli articoli posti in commercio, da quelli alimentari a quelli ovviamente, abbiamo detto anche assolutamente profilattici. Facevo riferimento nel momento in cui mi è stata data. Quindi mi scappe estremamente difficile, al di là della trasmissione sul mare, quindi dell'anno, che è giusto che ovviamente la produce perché viene applicata, ovviamente c'è una produzione dei vendi e quindi una chiama un testamento che è un usato per esempio commerciale, perché ovviamente fa una pessima alternativa, una pessima particolarmente dannose perché ovviamente confezionate, cioè realizzate con l'utilizzo di materiale che ovviamente non è tecnologicamente avanzato, ma anzi è estremamente nocivo alla salute. Vengono utilizzate soprattutto sostanze a posa,
praticamente le nostre migliori, come vedete sono tutte scarpe soprattutto piccole dimensioni di numeri molto bassi e quindi particolarmente richiesti e particolarmente acquistati, ovviamente in perfetta buona fede per motivi di carattere economico, dai genitori relativamente. Queste sono le scarpe di vari tinte, colori e con la falsificazione, diciamo così, anche delle tante varie marche, più o meno modaiole, ma più o meno richieste, ma molto richieste invece dai ragazzi, dai nostri figli. Vengono falsificati anche oggetti sacri, come è qui dimostrato, qui ci sono degli interventi di grandissimi casi verdi, specialmente durante le udienze del Santità del Papa, e che vengono, intervengono e sottraggono al commercio merce che ovviamente è abilmente falsificata, ovviamente andando ad attingere a livelli di suggestione dell'aspetto ovviamente religioso. E poi ci sono, come abbiamo detto, prodotti di abbigliamento, anche questi particolarmente nocivi alla salute pubblica, perché non è soltanto, spesso ci viene richiesto, ma perché non donate tutta questa merce agli orfani? Perché se no io rispondo anche con un pizzico di shock, non di shock, è ironia, ma di far capire ancora meglio il significato, perché sennò a questo bambino, oltre ad aver già avuto la disgrazia di essere orfano, andiamo a procurare anche una grossa irritazione cutanea, perché questa maglietta ovviamente è colorata con una sostanza altamente nociva. Quindi io non posso sequestrarla, toglierla dal mercato, quindi sottrarla all'illecita vendita, perché ovviamente reca un marchio, in questo caso è Adidas, ma sono per tutte le grandi fabbriche, i grandi marchi, e poi ovviamente farla indossare a un bambino, a un orfano, comunque sia ad un altro estero. Perché, ripeto, questo colore, questo rosso, a questa maglietta che ovviamente nasce con il colore bianco, è stata utilizzata una sostanza, signor Ministro, estremamente nociva. E questo ce lo dicono poi tutti i vari laboratori delle dogane, di tutti i laboratori dove sottoponiamo questi prodotti, ma che sono innanzitutto delle merci e quindi devono avere dei requisiti previsti dalle tabelle merceologiche, e vi assicuro che non ce l'hanno. Quindi vi prego veramente, ogni volta che individuate qualcuno che pone in vendita questi articoli, di segnalarli, ecco, abbiamo detto, alla polizia locale, all'arma dei carabinieri, alla polizia o alla Guardia di Finanza. Grazie a voi. Se le telecamere vogliono venire, ecco, l'invito è, mi domando come si possono comprare dei medicinali, dei dimagranti, dei preservativi, dei filtri d'aria per le macchine o dei freni fuori dai circuiti legali. Comunque, se volete venire con le telecamere potete da lì fare una ripresa volante. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro. Grazie.